Ciao a tutti ragazzi e benvenuti al 28esimo live commentary di Uncharted 3 Inganno di Drake Online. Allora, come ho scritto sulla pagina di Facebook il post che ho messo, oggi sono solo perché Akirante stasera aveva impegni e Vaniz è fuori casa. E avevo lasciato, intanto cerchiamo, è da molto che non faccio il laboratorio. Vabbè dai, facciamolo. Allora, come ho scritto sulla pagina di Facebook, siccome da solo sono noioso e me ne rendo conto benissimo da me, non volevo, diciamo, far venire un live troppo. Vabbè, ci siamo capiti. Solo che siccome l'ultimo live risale al 5 aprile, quindi vi ho lasciato ad aprile, vi ho lasciati senza niente completamente, non volevo farlo saltare di nuovo, quindi avevo lasciato quel post, per avere, diciamo, il vostro parere. Visto che alla fine avete voluto che lo caricassi ugualmente, eccoci qua. Teoricamente questo live, ne ha trovato uno, teoricamente questo live sarebbe dovuto uscire già 2 settimane fa, solo che la settimana scorsa, 2 settimane fa c'era solo Vaniz, abbiamo avuto un imprevisto, in questo momento non mi ricordo. Vaniz, poi me lo devi ricordare perché in questo momento non mi viene in mente. La settimana scorsa invece c'eravamo solo io e Akirante, e praticamente una volta finito l'audio. La nostra voce, l'audio del. La registrazione, diciamo, vocale non si era salvata. Quindi la Voyage è proprio cascata sottoterra. Poi purtroppo abbiamo il difetto, come sapete, di fare sempre la sera prima, quando siamo stanchi, se c'è qualcosa che va male, non abbiamo il tempo di rifarlo. Ci dobbiamo levare questo vizio, solo che ognuno ovviamente ha i propri impegni, non stiamo sempre qua a registrare, quindi. Capiteci, se n'è andato quello. Ora 10 anni per trovare. Ah, ragazzi, una cosa, sempre per chi non segue tanto la pagina di Facebook, che lo dovreste fare perché le notizie più importanti le metto là. Visto che la recensione su Mirror's Edge è andata abbastanza bene, sono contento del risultato, del successo che ha riscosso, successo, dico, delle visualizzazioni che ha ricevuto. Ho deciso di, diciamo, proseguire su questa strada delle recensioni, alternando ovviamente le guide e le recensioni live. Come ho scritto, la prossima recensione è già in scrittura, anche se, diciamo, non si tratta proprio di recensioni, si tratta più che altro di pareri personali. Voglio, diciamo, parlare io di questi giochi, ma non proprio recensendoli. Diciamo che le recensioni sono un po', diciamo, diverse. Stavolta si tratterà di un gioco più, diciamo, recente. Non vi posso dire qual è. Sappiate solo che è in fase di scrittura e che oggi è 10, probabilmente potrebbe uscire entro la fine del mese. Mi serve tipo, allora, un giorno per registrarlo più o meno e per montarlo, non lo so. Penso di caricare pure una guida prima che esca. Qua non trova niente. Quindi prima che esca potrebbe anche arrivare una guida, dategli pure un'occhiata perché la guida, il gioco in questione è un gioco veramente fantastico. Quindi, ragazzi, andatelo a vedere almeno questo, vi prego, perché quel gioco è fantastico. E adesso aspettiamo che qua trovi, perché ovviamente se non trova, se non mi deve fare perdere tempo. Oh, magari finalmente li ha trovati. Cioè, sono passati 5 minuti di ricerca, alla fine ho cambiato con un classico perché non trovava nessuno in laboratorio. Santuario, ovviamente. Siamo 3 contro 3. Vabbè, poi si uniscono. Cioè, 5 minuti di ricerca, eh? Vabbè. Silenzio, si vede benissimo che mancano sia Kirante che Vaniz. Ecco, e questo è il problema. Quando sono solo non so cosa dire. Non ho le battute di Akirante a cui rispondere, da criticare. Questo è il problema. Akirante, devi giocare di meno a Yu-Gi-Oh! Devi, diciamo, essere più presente qua su Uncharted. Perché non lo sapesse, lui gioca a Yu-Gi-Oh! E però ci sta, diciamo, mettendo molto, molto tempo. Ci sta dedicando molto tempo. Partiamo. Guardali. No, 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 no. Mamma, 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 mamma.
Mi sono suicidato. Primo, ce l'ho fatta, primo. Mi sono suicidato, però ho fatto primo. Questo è fermo, bravo, bravo, bravo. Sei il number one. Allora, se riuscissi a fare un barbecue. Aspetta, aspetta, aspetta. No, se ne sta andando. No, 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 no. Mamma mia. Cioè, quello è stato urtato dall'esplosione. Si poteva fare. Guardalo. Guardalo. Che spero che non entra là dentro. No, 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 lancia. Non ci credo. Sei utile proprio. Sei utilissimo. Allora, so, cioè, la mia unica kill. So, io ho fatto solo una kill ed è quella della squadra. Oh, due. Fanculo, va. Aia. Dai, 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 dai. Ok, l'ha preso. Ah, aveva il pack. Ecco perché. Poi ragazzi, ultimamente sono pure io, gioco di meno ad Uncharted perché sono, ci sono cascato pure io, mi sono messo a giocare freneticamente al PC, sono passato pure io al lato oscuro della forza e mi sparaflescio, ecco così va meglio, mi sparaflescio sempre su Dota e su Team Fortress 2, sto laggando mi sa, mi stanno prendendo un sacco quei giochi, sono, non lo so, mi danno soddisfazione, sono diciamo... competitivi, molto competitivi. Vabbè, Dota, questo si sapeva perché ci fanno pure i tornei su Dota, quindi mi stanno prendendo da morire, quindi diciamo che ho un po' abbandonato la Play 3 in favore del PC da quest'estate, da agosto, da quando ho avuto il PC, e quindi pure per questo che ho perso pure un po' di voglia, di abitudine per Uncharted. Se magari volete venirvi a fare una partita con me, se qualcuno di voi ha Dota, Team Fortress, una partita ce la possiamo fare. Perché tanto sono sempre solo a giocarci, quindi, cioè almeno a Dota. A Team Fortress ci gioco con alcuni altri miei amici, però a Dota sono sempre solo. E vorrei un, diciamo, un compagno di squadra strategico con cui giocare. Allora, là ce n'è uno. Io me ne vado. Mamma mia. Giù, 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 giù. Dov'è? Guarda lì. Tieni. Ai, 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 ai. Ho detto se prendo la buca. Non se l'aspettava. Che cazzo. Oh, mi è fatto di ferro. Io ho l'impressione comunque che sto girando un po'. Sto girando un po' fermo. Non ci hai capito niente, eh? Con l'ultimo proiettile, bene. Ti prego, fa che passi qualcuno così faccio barbecue. Sì, 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 sì. Sì, barbecue. Vaniz, tu che vuoi fare sempre barbecue? L'ho fatto. Come dire, se tutti stanno nel culo. Come mi sono salvato? Manca pure giocare un po' ad Uncharted 2. Achirante ha fatto la genialata di venderselo pure. Su Uncharted 2 non lo so. Uncharted 2 è sicuramente più scusate, più semplice del 3. Questo è sicuro. Però a volte ho voglia di rigiocarci, non so perché. Per quanto sia diciamo più incompleto e semplice del 3, a volte mi viene voglia di riprenderlo in mano. Poi non lo so.
D'altronde Uncharted 2 è considerato da molti il miglior Uncharted. E concordo onestamente, perché per quanto Uncharted 3 mi abbia colpito, magari anche più di Uncharted 2, però diciamo che quello forse più di impatto dei tre è stato il 2. Perché Uncharted 3 forse sapeva un po' di già visto, per quanto migliore fosse. Però quello proprio che ha avuto un impatto tremendo sul pubblico è stato il 2, non c'è dubbio. Forza, dai. Aspetta, c'è qualcuno là? No. Ho visto qualcuno. Fermo. 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 Preso. Me l'hanno fregato. E ha spuntato pure l'hit marker, dai. Aspetta, vediamo se esce qualcuno di là. Dai. Spawna. Vabbè, abbiamo capito. No, 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 amico, mi sono salvato. No, volevo fare quick. Fermati, fermati. No. E dai. Sarà rimasto con uno sputo di vita. Guardalo, guardalo. Guardalo, guardalo, perché adesso non c'è più. Non c'è più. Ok, ok, ok. Già 17 minuti, quella ricerca mi ha fatto perdere un botto di tempo. Spero di avere il tempo per farne un altro. Ah, il callo, lo voglio. Aspetta. Mamma mia. Sì, eravate due, no, forse erano pure tre. Mi ha fatto pure headshot. Sì, erano tre. Ce la fa? No, non ce la fa. Mamma mia. Pecca. Ma non so come ho fatto ad arrivargli alle spalle e a prenderlo furtivamente, però mi sa che non se l'aspettava completamente. Ciao. Ette. Guardalo. No. No. Non sei stato abbastanza preparato. Sto dominando, sto dominando. Facciamo 6, dai. 6, 6, 6, 6. Sì. Tripletta. Mamma mia. Quaterna, ti prego. No, 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 no. Cazza. Era perché erano tre, se no qua ci spuntava la quaterna e magari anche un 5 stack, un 5 stack hit in diretta. Ho detto ok ragazzi, finisco di fare live, ho trionfato, ho fatto tutto in questi live e arrivederci e grazie. Vendetta. Sì, no, 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 no. Non lo so, vi volete sparare da altre parti? Cioè, su quanti sono? Su quattro mi hanno... Forse mi hanno sparato tutte e quattro. È patta. Quanto ho fatto? 16-8. Mi sto riconoscendo finalmente. Attenzione. Meno male che c'ho squadra al sicuro. Quello è il pack. Quello è il pack. Non c'è più il pack. Pensi che non t'abbia visto?
pensi che io sia così stupido? Dio! Sì, è riuscito a farmi diventare stupido. Ok, siamo passati in vantaggio. Dai. Ti vedo. Io ti vedo come su Avatar. Solo che noi non siamo blu. Ci sarebbe la canzone degli Eiffel, ma non la metto. Non è il caso. Mamma. Schiatta. Dio. Dovevi buttarlo. Vabbè, uguale. Guardalo. Bravi. Bravi ragazzi, quanto siete bravi. D'accordo, eccolo. Aspetta così. Ecco, va bene. Vuoi giocare? Giochiamo. No, hanno capito che sono io il più forte, quindi si concentrano su di me. Bastardi. Salve. La prego di schiattare. Oh, mi l'ho preso al volo. Bellissimo. Ciao. Dall'altra parte, idiota. Me l'ha pure fregato. Aquila. Ok, almeno uno me lo sono portato. Dai, l'ultima kill, ragazzi. Non fatemi fare due se non entriamo nei supplementari. Dai, uno. Lo vedo. Ultimo mio. Se non ci fossi io. E abbiamo vinto pure in minoranza. Kill extra. Va bene, allora. Facciamone un'altra. Siamo... Vabbè, dovrebbero essere teoricamente... Rapido calcolo, forse siamo a 17 minuti video giù di lì. Sì, abbiamo il tempo di farne un altro. Ora, sperando che riesco a trovare... Riprovo col laboratorio, sperando che riesco a rifarlo. Cioè, a trovarlo. Li ha trovati. Attenzione, li ha trovati. Madonna, non c'è nemmeno la certa TV, dai, ti prego. Ok, tornate, ti prego. Ti prego, sono tu, ragazzi. Oh, grazie. Ingresso nella partita. Va bene, ok. D'accordo. Spero che non sia iniziata da molto. Allora, veramente, io lo giuro, quando io andrò a vivere, non da solo, diciamo, mi trasferirò da casa mia, dei miei genitori, io giuro che nella mia casa ci dovranno essere, non una, due fibre ottiche, due. Devo avere la connessione migliore di tutta Palermo. Oh. Ah, ancora questa mappa c'è. No, arrampicati. Che culo. Che tra l'altro questa è la mappa dove ho registrato il mio primo live. Dei ricordi. Quella fine del 2012 che mi ricordo. Aia. Ti odio. Allora. 34, dai. Cioè, sta partita a parte essere finita è persa. No. No, troppo lungo. Sì, ce la puoi fare. La forza è dentro di te. Vado a prenderti io. No, mamma mia. Aia. Salve. Ma tu pensi veramente che io sia così? Ogni volta che lo dico loro mi devono fare passare per stupido. Sempre. Oh no.
Cioè, sta partita è strapersa. Aspetta, aspetta, Sandropoli. Almeno vediamo se riesco a fermare Sandropoli così oltre a Banitz. Anche a Gigante. No. Mio! Mi sento un po' circondato. Però li ho battuti. Mi avanza ancora due colpi, così posso farne pure un altro. Tanta. No, dai. Perché mi devono fare sprecare colpi così? Salve. Nascondio buono. Ti dico, nascondiglio buono. No, tutti tranne me. Io valgo più di loro. Forse. Cioè, più o meno, diciamo, però che il mio valore ce l'ho, dai. È inutile che sto qua. Preferisco fare il giro della mappa e prenderli lateralmente. Fermo. Mamma mia, come l'ho schivato. Quella dove è scappata? Si può riprendere. C'è sempre a distanza di 6, dai, 5. Sbagliato! No. Ok, meno male. D'accordo. Buongiorno. Fermo. Si è incastrato, che pirla. Sono proprio un cretino. Ah, se solo i tesori doppioni si potessero raccogliere per venderli. A quest'ora sarei ricco su Uncharted. Dai, 4, dai. E fate i bravi. Sì, ottimo colpo. Buongiorno. Sempre 4. Vabbè, almeno forse è stata la mia presenza a far ridurre no! Mamma mia, quel razzo come l'ho schivato. Vuoi giocare? Giochiamo. Come ho mancato. Ok. Una kill, ti prego, una kill. Non loro però, la kill nostra, che entriamo nei supplementari. Va bene, almeno se... Questo è nemico? Sì. Va bene. Allora, ragazzi, finalmente... io quanto... 41 minuti... Sto registrando da 41 minuti. Allora. Spero di non avervi fatto annoiare troppo. L'ultima volta ho fatto un live da solo è stato l'11esimo. L'avevo chiamato Solitudine. Questo non so che titolo dare onestamente al momento. Vedrò comunque. Niente, ci vediamo. Speriamo domenica prossima. Cercheremo di non farlo saltare di nuovo con il 29esimo live. Ciao.